choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. A tutti piace scegliere qualche volta. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi faremo una top 10 delle 10 decisioni sbagliate in ogni caso nei videogiochi. Consideriamo quei momenti nei videogiochi in cui ci vengono offerte pillola rossa o pillola blu e ci chiediamo, dobbiamo scegliere per forza? And the next day, they'll come rushing at you, pumped full of drugs and not stopping until you or they are dead. Sono infatti decisioni che, qualunque sia la nostra scelta, mettono nei guai una persona, a volte un sacco di persone, o mondi interi, o noi stessi. Ma dato che qui a Mojo non siamo cattivi come questi videogiochi, vi diamo allora un bel avvertimento spoiler, perché stiamo per entrare nel regno degli spoiler. What? What is that? Numero 10. Gli abitanti del Vault o le colture? Fallout New Vegas. Something or someone has been chewing on the coyote tobacco again. Solitamente nei vari Fallout capite che avete preso una buona decisione in base ai punti karma, ma in questo caso vi state sbagliando. Well, crops aren't doing so well. I'm thinking it might be something in the water. Il Vault 34 sta emettendo radiazioni che uccidono le coltivazioni. La soluzione, ovviamente, è fermare la perdita fino a che non scoprite che c'è un gruppo di persone intrappolate al suo interno. Personally, I think they're just incompetent in making excuses. Se disattivate il reattore, salvate le coltivazioni, ma condannate a morte la gente. Se invece lo lasciate funzionare, la gente fuggirà dal Vault, ma le radiazioni continueranno a distruggere i raccolti. In ogni caso, un bel gruppo di persone soffrirà per le vostre scelte. Numero 9. Far finire il mondo in tre modi. Deus Ex. This time we will do it right. And who are we? Who are we really? È abbastanza evidente che siano i cattivi di questa storia. Voi. Ok, sappiamo che sulla carta è Bob Page, visto che si vuole fondere con la IA Helios per diventare una specie di divinità. The net's going black. JC. E come fermarlo? Sfortunatamente ogni scelta che prenderete vi porterà a condannare l'umanità. Potrete far finire il mondo in un'era di oscurità, uccidere Page facendo tornare al potere gli Illuminati, o fondervi voi stessi con Helios per governare il mondo. Perlomeno in Human Revolution dovrete solo scegliere di fare un upgrade che comunque causerà un mucchio di problemi al mondo. Oops. A new biochip. A software upgrade that limits what augmentations can do. You're creating a kill switch. Numero 8. I dottori o la tua ragazza? Infamous. All my powers, and I couldn't do a thing. Dietro la porta numero 1 c'è un gruppo di dottori in grado di fermare il virus che sta infettando il mondo. Dietro la porta numero 2 c'è l'amore della vostra vita. Che scegliete? Which is more important, Cole? The life of one or the lives of many? Nel caso di Cole McGarth, beh, non importa, perché finirà comunque col perdere la sua ragazza Trish qualunque scelta faccia. E Trish inoltre è in conflitto con Cole, ritenendolo colpevole della morte di sua sorella. Tick tock, tick tock, the final bomb is counting down. L'unico pensiero confortante, forse, è che Trish, se avete un buon karma, a quel punto del gioco vi dichiarerà il suo amore prima di morire. For a second she sprung to life, just long enough to say that she was proud of me for what I'd become. Proud that I was helping people with my powers, and that she loved me for it. Numero 7. Roman o Kate? Grand Theft Auto 4. GTA non è che sia conosciuto per i suoi dilemmi morali, visto che è un gioco in cui potete andare con le prostitute per poi ucciderle e riprendervi i soldi, per cui è una vera sorpresa trovarsi di fronte a una decisione così difficile. Nico può ascoltare il pacifico consiglio di Roman e non uccidere il gangster russo Dimitri, oppure ascoltare Kate e farlo fuori. La fregatura è che la persona a cui darete ascolto sarà quella che poi morirà il giorno del matrimonio di Roman. Morirà o vostro cugino al suo matrimonio o la ragazza a cui state andando dietro alla fine della cerimonia. Grazie! You may kiss the bride. Numero 6. Perché nessuno pensa al cagnolino? Fable 2. Why must you interfere? In alcuni giochi decidete il finale in base alle scelte che avete preso fino a quel momento, ma in Fable 2 si va anche oltre. The spire has awakened, and it still has the power to grant one wish. Yours. A fine gioco vi si presentano tre scelte.
Sacrificio che salva migliaia di persone, esclusa la vostra famiglia. Amore che salva la vostra famiglia e ovviamente il vostro cagnolino, facendo morire però tutti gli altri. E ricchezza che vi lascerà sentire dei veri bastardi mentre vi prendete un mucchio di soldi, facendo però morire tutti gli altri. Non si fa, cattivi. What will you choose? Ma sul serio, non è il cagnolino quello più importante da salvare? Lascereste morire quel simpatico salsicciotto? I can hardly bear thinking about it. To sacrifice him myself. No. Numero 5. Maghi o Templari? Dragon Age 2. Maker have mercy. Maghi o Templari, magia o forza? Qualunque parte sceglierete influenzerà tutto il resto della storia e non c'è modo per capire chi siano i buoni e chi i cattivi. Sometimes a limb must be amputated to save a life. Unpleasant, but necessary. Questo significa che non importa quale lato sceglierete, vi garantiamo con certezza che vi ritroverete a pensare forse era meglio l'altro. Non solo la scelta influenza la storyline, ma anche le vostre stat. Durante il gioco, infatti, ogni via offre poteri diversi. Alla fine sarà molto più facile rigiocare il gioco, ma a quel punto da quale lato iniziare? Numero 4. Il caso della farfalla dorata. L.A. Noir. New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Come detective Cole Phelps, mentre risolvete vari casi, vi sentirete spesso come l'unico poliziotto buono in tutta Los Angeles degli anni 40. Don't go getting ahead of yourself. Ora, prendete questo caso, avete due sospetti. Hugo Moller, il violento padre della vittima, e Eli Rooney, un sospetto pedofilo. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean. Benché gran parte delle prove puntino verso Hugo, è ovvio che il dipartimento voglia mettere in cella Eli. Quindi cosa fare? Seguire l'istinto o fare felice il dipartimento? Even if he didn't do it, who cares whether he did it? You have kids, Phelps? It needs to be taken permanently out of harm's way. Beh, non importa, scoprirete infatti più tardi che nessuno dei due era colpevole, quindi divertitevi a arrestare un uomo innocente, o più o meno innocente visto che sono tutti e due esseri disgustosi. What's gonna happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. Numero 3. Ashley o Kaidan, Mass Effect. Can you hold them off? There's too many. I don't think we can survive until you get here. Oggi tutti quanti sappiamo che Mass Effect è una space saga piena di scelte toste da prendere, ma nel 2007 non avevamo idea di cosa ci stesse aspettando. Ecco il momento, assalto a Viermeier, più in particolare Ashley o Kaidan. Potete salvare solo uno dei due prima del bombardamento e ognuno vi chiede di salvare l'altro compagno. It's done, Commander. Go get Williams and get the hell out of here. Screw that! We can handle ourselves! Go back and get Elenco! La vostra scelta influenzerà il gioco, in particolare se avevate una storia con uno dei due e alla lunga tutta la serie, visto che avrete bisogno dei vostri salvataggi nei prossimi episodi. I'm sorry, Ash. I had to make a choice. I understand, Commander. I don't regret a thing. Numero 2. Il vostro destino. Spec Ops The Line. You did this. No, you did. Giocando a questo gioco vi troverete di fronte a scene davvero brutali, come lo sganciare fosforo bianco su quelli che non sapevate essere civili innocenti. It hurts, doesn't it? Ma per quanto sia tragico, non avevate scelte in quel caso. Di scelte invece ne avete in abbondanza nel terribile finale del gioco. Lucky you. Dopo aver capito che l'antagonista del gioco è tutto nella vostra mente, cosa che vi dà la colpa di tutte le cose orrende fatte, potete ammazzarvi, vivere nel rimorso, farsi uccidere dal compagno o ucciderlo invece voi e diventare il dittatore di Dubai. Mica male. Gentlemen, welcome to Dubai. Ma prima di svelare la posizione numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. You eat babies. If you say so, human. I had you brought in here to ask a very simple favor. Would you please kill me? Then when the handoff's complete, that guy, you and me, is gonna put a bullet into his own head. I do both jobs myself, but there's not enough time. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Ah!
Numero 1. La sorte di Lee. Walking Dead, stagione 1. You're strong, Clem. You can do anything. Di questa scelta fa semplicemente tutto schifo. Please. Please don't be one of them. È già brutto doverci rimanere secchi, figuriamoci dover dire a una bambina se puoi spararvi o lasciarvi trasformare in zombie. You have to shoot me, honey. Lee, no. E la vedrete impazzire nella scelta, essendo già passata per mille altre cose ed essendo voi una delle persone a cui tiene. You have to be careful about that. It'll consume you. Non solo la sua reazione è davvero straziante, ma la calma con cui Lee affronta tutto è anche peggio. Ci piace fare delle scelte nei giochi, ma questa è davvero troppo. Ci dispiace, Clem. I can do it. I can. D'accordo con la lista? I know the truth is hard to hear, Walker. Quali altre scelte in game vi hanno poi fatto star male? Per altre top 10 pubblicate ogni giorno, fate la scelta giusta e iscrivetevi a WatchMojo Italia. You must know what you're doing is evil. Well, son, nobody's perfect.